Basta, basta. Se no, mi bloccano per copyright, ragazzuoli. Buongiorno a tutti, belli e brutti. Con, con... che musica è questa? L'avrete ballata un miliardo di volte in discoteca, ragazzi. L'avrete ballata un miliardo di volte. Ditemi il gruppo. E ditemi il nome della canzone è semplice ragazzi dai. è semplice comunque buongiorno a tutti belli e brutti un bacione a tutti un ringraziamento perché un ringraziamento a tutti quanti perché c'è stato un, un, un buon incremento di iscritti di visualizzazioni veramente tante ragazzi grazie 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 io vi ringrazio col cuore Col cuore, guardate anche per quello, per quello che sto passando in questo momento, perché e tanti di voi lo sapete che ho avuto problemi di, 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 di salute. E questo mi guardate veramente, mi tira su di morale. Mi tira su di morale. Vi ringrazio, vi ringrazio anche per. Perché siete eh, il 99,999%, ,99 siete veramente stupendi. Poi c'è sempre il coglione di tono, perché quello che, quello che tocca la mamma, no? Quello lì. Quello lì vorrei proprio beccarlo. Quello lì, però è impossibile, no? Fino a Napoli non ci vado io. No? Però sarebbe proprio di, andar, di andarmelo a prendere. Comunque, ragazzi siete stupendi. Un bacione a tutti, veramente vi voglio bene. Vi voglio bene. A questo punto, vediamo se riesco a mettere. Perfetto, avete visto che ho fatto l'entrata con la musichetta la mattina con l'alba? Ma cosa volete di più da Michelone? Ma cosa volete di più? Allora, ri, buongiorno a tutti, belli e brutti, come dico sempre. Bacione a tutti, iscrivetevi al canale like per le polizioni, 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 polizioni. Partiamo col video. Interisti! Ah, 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 ah. Eh, ci vuole lo sfottò di turno perché ci vuole, no? Adesso per un paio di giorni vi prendo per il culo, no? Come voi prendete noi per il culo. Perché è giusto così. Lo sfottò è... Eh. La, eh, come, come dice quella lì eh, lo, il, lo sfottosano lo sfottosano è il bello del calcio ecco non mi veniva bene lo sfotossano è il bello del calcio e ci dovete stare come vi, ci prendete per il culo noi noi prendiamo per il culo voi ma è normale questo è normale e insomma, avete fatto una bella figurina di merda ieri, ma non è che avete fatto proprio una figura di merda, diciamo, io non vi guardo perché vi ho già detto che a cioè, vedere voi a me mi viene l'orticaria, non, non ce la faccio, non ce la faccio io seguire l'Inter. Allora diciamo che mi aggiorno, poi magari guardo 5 minuti, ma mi hanno detto che il primo tempo avete fatto cagare. Poi secondo tempo, bene, 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 avete fatto, poi i supplementari li avete presi nel culo. <ride> e io godo, però a voi non interessava questa coppetta, no? Perché ho seguito poi, sì, ma questa coppetta è il Portombrelli, ho detto sì, ma questa coppetta era solo di intralcio, perché poi ci, avremo, poi ci avremo la coppa, la, la supercoppa, poi c'è la Champions come dice lo Zoccolo Duro, che lo Zoccolo Duro è, uno, è un bravo ragazzo che seguo ogni tanto, e dice, un trofeo è un trofeo, una coppa è una coppa. Inutile che ci, che ci girate intorno al portombrelli, perché quelle, quelle lì, vi ricordo, che quelle coppe lì, quando le vinceva la Juve erano di portombrelli quando le vincevate voi quando le vincete voi cari, cari prescritti o la Lazio quelle, tutte quelle, quelle robe di sono come che se, avesse vinto, se aveste vinto la Champions League e eh no e eh io non ci sto e eh non ci sto e eh non ci sto cazzo e eh, questo non è giusto perché il calcio è uguale per tutti insomma allora insomma eh, siete stati buttati fuori. Io godo, perché ovviamente godo. Ho goduto la sera prima di Napoli, eh, per i napoletani, perché però i, i napoletani è un'altra una, un questione. Perché i napoletani, purtroppo, è, è una tifoseria che non sopporto. Proprio l'ambiente Napoli, è una tifoseria che non sopporto. Primi sapete che è la Fiorentina, i fiorentini i primi. Poi c'è il Napoli, dopo terzi sono i prescritti, ma i prescritti sono una cosa, una cosa a sé, è un'altra un una, un storia. Comunque, goduto il giorno prima, goduto il giorno dopo, stamattina mi sono alzato e eh, bello che contento perché siete fuori dai coglioni, siete fuori dalle palle e io godo, Tiago Motta bravo. Quell'allenatore lì penso che sarà uno che farà molta strada. Perché, come dico sempre, gli allenatori. Perché quando spunta un allenatore, vi faccio l'esempio. Palladino. No? Fa un, un campionato buono col mondo. Oh, Ho visto Palladino. Eh, Palladino, è il futuro del calcio. Eh, allenatore, guardate come fa a giocare la squadra. No, voi non dovete guardare un allenatore in una singola stagione. Dovete guardare gli allenatori in più stagioni. In più, perché può essere che quel primo anno ha imbroccato l'anno buono, che ci siano i calciatori adatti a lui e tutte quelle belle cosine lì. Quando un allenatore comincia a confermarsi negli anni, allora, allora sì, allora sì, si può parlare di un allenatore top emergente. Adesso si parla anche sempre di questo de Zerbi: farà un bel calcio e tutto quanto, ma lì dov'è? L'altro anno è arrivato sesto, quest'anno è ottavo. Eh ma c'è il giocatore. Eh, allora che cosa vuol dire? Tanto bel calcio, tanto bel calcio, però sei sempre ottavo. Gli allenatori, quelli bravi e quelli che dico io, sono quelli che fanno super performare una squadra che portano una squadra che è da, set, da decimo posto, la portano in Europa, ma poi continuano a rimanere là, continuano ad andare su. Avete capito quello che voglio dire? Questi sono gli allenatori che io reputo i top. E in questo momento, Tiago Mota. Tiago Mota è sta diventando un grande allenatore ecco quello quello sarebbe uno che vorrei volentieri la juventus io veramente vorrei. il primo ovviamente dopo conte il primo nella lista dopo conte e inzaghi il primo conte inzaghi tiago motta questa qui sarebbe in questo momento la mia classifica Bra bravo tiago motta gliel'hai messa proprio nel sederino inzaghi invece tu hai sbagliato perché io dico sempre, in una partita secca, anche se è la Coppa Italia, non mi interessa niente, metto dentro i più forti io. Perché è partita secca. Capite quello che voglio dire? Se, se ma, magari puoi fare riposare un paio di loro in una partita di campionato, magari contro la Salernitana, fai un po' di turnover magari in una partita di campionato, ma non puoi fare turnover in una partita secca. Eh, eh, ragazzo mio comunque ho visto che forse devo dar ragione al sergio che l'inter ha una rosa è lunga 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 ma non sono tutti forti come pensavo io cioè eh, poi sentivo anche giuse giuse lì quello eh, gli esonerati che diceva che l'inter li, ne hanno, 14-15 veramente ottimi, e il resto sono sono normali. Sono normali. Difatti, voi siete molto forti negli 11. Poi, quando cominciate a cambiare quei 3-4, non riuscite a svangarla. Poi, però, quel Carlos Augusto è veramente bravo. Eh? Quello mi piace quel giocatore lì. Quel giocatore lì mi piace. Carlos Augusto, Dumfries, Di Marco, Marce Navette. Cioè, gli 11 titolari dell'Inter sono forti e inutili. Poi quegli altri, qui 4-4-5, sono un po' meno. Poi ci sono sempre eh, gli scarti come ci sono nelle altre, nelle altre cose. Però l'Inter ha una rosa lunga. Si può permettere di fare turnover in due, gio due giocatori. Cercate di capire quel che voglio dire. Due giocatori potranno può tranquillamente tenerli in panchina per far una. la Juventus no la Juventus deve giocare sempre con i migliori perché non c'ha rosa poi sapete che quei due deficienti quello che hanno combinato ci mancano due giocatori eh, poi abbiamo quell'altro lì campione lì davanti che non la butta dentro neanche con scoppietone invece loro segnano 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 c'hanno due bulldozer davanti cosa che noi non abbiamo eh, poi Arnautovic quello è un pacco eh di Sanchez neanche non parlo perché Sanchez ormai se per me è un ex giocatore, non lo so neanche perché l'ha ripreso Marotta. Sanchez, cioè, voi, dov voi dovete giocare sempre con Turam e Lautaro. Se a voi davanti manca uno di, quelli, di quei due lì, sono cazzi. Torniamo sempre sullo stesso discorso: voi dovete giocare con gli 11 titolari, allora siete fortissimi. Centrocampo, ripeto. Potete cambiare qui, due lì, magari in difesa, far respirare magari una volta un bastone, una volta. Eh, ma... eh, però vedete, se non c'è Acerbi metti De Vry, se non c'è bastoni metti D'Armian, insomma. invece davanti, davanti, vedo che fate fatica. Se non avete Turamo e Lautaro, sono cazzi, sono cazzi, sono cazzi, amico. Comunque, godo per la vostra uscita, Interini. Sì, ma ripeto, a voi non interessava niente no, della Coppa Italia eh, no? perché per voi era un impiccio. Eh, comunque il triplete anche quest'anno è saltato. Non lo farete. Mi dispiace tanto, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Interini, sarà per la prossima volta. Sarà per la prossima volta, il prossimo anno, dai, punterete il triplete, al triplete, al tri al triplete cartonato. Il prossimo anno, dai. Un bacione a tutti, vi voglio bene. Ciao, Mirko. Ciao Claudio. Ciao Claudietto. Ciao Marco. Ciao Marco. Non ho non mai mandato il messaggino ieri, eh Marco? <ride> e ciao a tutti gli altri ringrazio ancora gli iscritti ragazzi perché veramente sono rimasto, son rimasto di merda perché non pensavo una roba così eri veramente tanti iscritti tante visualizzazioni il canale comincia veramente a, ad avere dei numeri comincia a diventare un canale di, numeri un po' importanti e sono veramente contento io continuo a dirvi che a 1500 iscritti, io mi dimentico le cose dopo, eh, a 1500 iscritti e lo sapete che io regalerò una maglietta originale originale a uno di voi, no, indipendentemente della squadra che, che, che ti fa, regalerò una maglietta originale presa dallo store, della, che sia Intra, che sia Juventus, che sia Milan, gli compro la maglietta Ovviamente mi darà la taglia e poi gliela spedisco a casa. Ok, ragazzi? Un bacione a tutti, belli e brutti. Ci vediamo la prossima. Ciao, interini. <ride> magari può essere che la prossima settimana usciamo noi. Però adesso devo godere. Adesso devo godere, perché adesso godo io. Eh, magari la prossima settimana godete voi. Non si sa mai. Perché questo fenomeno che abbiamo in panchina puoi aspettarti di tutto. Ecco, eh? il fenomeno che abbiamo in panchina noi. Puoi aspettarti di tutto. Adesso col frosinone. Col Frosinone giochiamo sabato a mezzogiorno e mezza. Giochiamo sabato a mezzogiorno e mezza. Che, che merda di orario. Boh, vabbè, vabbè. E... Ciao raga. Fatti bravi. E come, come dice uno, mangiate bene e fate tanto sport. Ok? Ciao belli.